Oggi cominciamo a parlare di controllo di sistemi. L'abbiamo già detto, almeno da un punto di vista di principio, bene, che per poter controllare un sistema, è bene che il sistema sia completamente raggiungibile. Se il sistema è completamente raggiungibile da un qualunque stato, va bene, dello spazio di stato, è possibile raggiungere un qualunque altro stato. E anche è possibile trovare l'ingresso UDT che mi consente di fare una cosa di questo tipo. C'è tuttavia, ci sono tuttavia due problemi. Il primo, dato un sistema, eccolo qui, ingresso U, una uscita, un ingresso o più ingressi è irrilevante, va bene, e se da x con 0 voglio raggiungere uno stato finale, x all'istante t con f prefissato, è vero, riesco a calcolare addirittura un ingresso, va bene, UDT, ad esempio l'ingresso a energia minima secondo una opportuna procedura con trasformazione aggiunta, UDT uguale a B trasposto E alla trasposto t con f meno t, eccetera, eccetera, e così via. Il che significa che io devo dare, va bene, questa utilde di t per ottenere ciò che io voglio, per passare appunto da x con 0 a x di t con f. Tuttavia, vai, facciamo un disegnino anche dell'uscita, anche se in questo momento l'uscita, almeno nei discorsi che sto facendo, non interessa perché stiamo parlando da stato x con 0 raggiungere lo stato x all'istante t con f. Tuttavia, dicevo, abbiamo calcolato una UDT, va bene, l'abbiamo calcolata fuori linea, va bene, cioè carta e penna, dopodiché dico io do quell'ingresso e raggiungo lo stato x t con f. Tuttavia, un discorso di questo tipo ha un gravissimo difetto. Va bene. Il controllo proposto è un controllo, finiamo, aggiungiamoci qualcosa, è un controllo in... dov'è la retroazione? Come? Questo è un controllo in catena aperta. E si spera, che sappiamo tutti, che un controllo in catena aperta funziona malissimo per un sacco di motivi, se non addirittura non funziona per niente. Devo effettuare una reazione di qualcosa. Normalmente abbiamo imparato, dovremmo aver imparato nel corso di base di controlli automatici, ad effettuare una reazione dell'uscita sull'ingresso per progettare un opportuno controllore. Qui ora noi parliamo invece di reazione dello stato x sull'ingresso, e in maniera puramente proporzionale k chiamiamo R il nuovo ingresso. Qui possiamo decidere più o più meno, va bene, facciamo to, più. Dobbiamo andare a vedere come si comporta il nostro sistema A, B, C, anche se C in questo momento non ci interessa, a fronte di una reazione proporzionale, puramente algebrica, quindi dello stato x sull'ingresso.
A cosa ci servirà? Vediamo un po' prima di cominciare a mettere giù due conti. Facciamo un esempio che faccio abbastanza spesso. Prendiamo una nave, va bene, sta andando in linea retta, va bene, lungo il mare. Diciamo che la nave ha due ingressi, proprio nella maniera più semplice, la propulsione, l'elica, va bene, e il timone, va bene. Dopodiché a un certo momento il comandante dice: voglio cambiare la rotta di 90 gradi. Va bene. Allora ordina il cambiamento di rotta, si gira il timone, eccetera, eccetera. Questa nave, va bene, cambia la rotta, va bene, e si pone su altra rotta a 90 gradi rispetto a quella precedente. Ci mette del tempo, ovviamente. Va bene. Non lo so, ci metterà un quarto d'ora, 20 minuti, non lo so, non sono un esperto marinaio. Va bene, ma certamente un po' di tempo ci mette. Ora, finché è una nave commerciale, va bene, ci ha messo un quarto d'ora, 20 minuti, evviva. Va bene, se è una nave da guerra in mezzo a una battaglia, va bene, cosa che non mi piace, ma lasciamo perdere. Va bene, e io vorrei cambiare rotta non in 20 minuti, va bene, ma nel tempo più breve possibile. Il che significa che dovrei rendere, va bene, il mio sistema più veloce. Va bene. Cosa significa rendere il sistema più veloce? Significa che se il sistema, per i fatti suoi, ha, virgolette, certe singolarità polari, va bene, piano complesso. Ad esempio, c'è una singolarità polare qui e poi altre, ma diciamo che quella dominante è questa. E ricordo che la singolarità polare cui è collegato un modo, va bene, è dominante se è, ovviamente a parte reale negativa, perché se no il sistema è instabile, va bene, ma pur essendo a parte reale negativa, quella, virgolette, ha modulo, cioè a modulo, no, quella parte reale massima, che significa poi quella più vicina all'asse immaginario, va bene, e più vicina è all'asse immaginario, più lento è il modo ad esso associato. Siamo d'accordo? Allora, se io voglio rendere, ad esempio, questa nave più veloce nel cambiare rotta, va bene, dico, il modo legato al cambiamento di rotta, se era qui, lo voglio portare più in qua, in maniera tale che il sistema sia più veloce. Se addirittura lo portassi il modo dominante, virgolette, a meno infinito, il sistema sarebbe velocissimo, cambierebbe posizione in 0 secondi. Va bene, però questo ovviamente non è possibile, poi vedremo che non è possibile anche altre cose, ma quindi si tratta di spostare in una qualche maniera, va bene, i poli, dico i poli del sistema, in maniera tale, in questo caso, nell'esempio, che tutti i poli, e quindi anche quello dominante, stiano a sinistra di una certa scissa per rendere il sistema più veloce. Allora domandiamoci. Ovviamente se io non faccio niente, A, B, C, oh, la velocità del sistema è quella. Va bene. I poli del sistema sono quelli. Domandiamoci, con una reazione dello stato sull'ingresso, posso, virgolette, aggiustare la dinamica del sistema? E questo significa poi alla fine, posso cambiare la posizione dei poli del sistema come voglio io? Allora, la domanda che ci poniamo è la seguente. Il sistema A, B, C non ci interessa, scrivo semplicemente A, B, ha certi poli, che sono gli autovalori di A, ovviamente, lambda 1, lambda 2, lambda n. Se io da questo fo una reazione dello stato, cambierà anche la matrice dinamica, ma per ora scrivo semplicemente A, B,
BK, per dire che ho una reazione dello stato, con, moltiplicando lo stato per una matrice K. Ora vediamo le dimensioni di questa matrice, ma è banale, va bene? Ecco, posso io cambiare la posizione dei poli da lambda 1, lambda 2, lambda n a lambda 1 tilde puntolini lambda n tilde? Innanzitutto questo k, vediamo un po', lo dovevo dire prima, ma lo dico ora. Se il sistema è di ordine n, con m ingressi, la matrice K mi deve dare un ingresso aggiuntivo, e quindi qui, questo qui, va bene, e quindi di dimensioni m, a fronte, a partire dallo stato x che io misuro. Quindi K deve avere le dimensioni, deve appartenere al reale, va bene, m per n. Allora è possibile. Allora il problema che ci poniamo, detto questo, va bene, dato un sistema AB con polinomio caratteristico P di lambda, e quindi le sue radici sono tutte le singolarità polari, lambda 1, lambda 2, lambda n del sistema, è possibile mediante una reazione dello stato sull'ingresso, che significa trovare un K tale che il nuovo sistema, chiamiamolo con matrice dinamica, e ora la calcoleremo, che non sarà più A, ma sarà una tilde. Un B, che a parte i conti che faremo, in generale non è detto che sia qui, e quindi chiamiamolo B tilde, va bene, ottenuto mediante una reazione dello stato, è possibile trovare, va bene, una K appunto tale che il nuovo sistema così ottenuto con reazione abbia polinomio caratteristico P tilde di lambda arbitrario, il che significa porre gli autovalori dove voglio, quindi sceglierli, voglio che tutti gli autovalori siano lambda 1 uguale, lambda 2 uguale, lambda n uguale, ed è chiaro che quando ho sistemato questo conosco il nuovo polinomio caratteristico. Allora ripeto, è possibile, dato un sistema AB, effettuare una reazione dello stato tale che il nuovo sistema reazionato abbia polinomio caratteristico prefissato arbitrario, punto interrogativo. Vediamo un po' se è possibile e quando è possibile. Allora, vediamo un po' se riusciamo a rivedere quel disegno di prima. Vabbè, lo rifacciamo. Sistema x, misuro x, ingresso un vettore lungo m, x lo moltiplico per la matrice K e reaziono lo stato moltiplicato per K sull'ingresso. Ovviamente R sarà il nuovo ingresso. Allora, cominciamo, scriviamo le equazioni del sistema non reazionato, che sappiamo essere x punto uguale ax più b per u. Le equazioni di uscita non mi interessano. Ora, quando effettuo la reazione dello stato, la U, questa qui, diventa U uguale ad R nuovo ingresso
Ovviamente anche R sarà un vettore di dimensioni m, ovvio. Va bene, perché più k per x. Il che significa che questo sistema, se tengo conto della reazione, diventa x punto uguale ad ax più b che moltiplica r più k per x, ossia x punto uguale ad a più bk per x più b per r. Siamo d'accordo? E queste sono le equazioni del sistema con reazione, reazione. La reazione mi modifica la matrice dinamica, se non la modificasse la reazione, il problema che abbiamo posto sarebbe un problema irrisolubile, non avrebbe senso, perché se non la modificasse il polinomio caratteristico del sistema reazionato e del sistema senza reazione sarebbero gli stessi, non posso cambiarlo. Mentre non cambia. Cambia l'ingresso, questo sì, da U è diventato R, ma non cambia la matrice B di ingresso. Allora il problema diventa il seguente. Se la matrice A ha un polinomio caratteristico P di lambda, è possibile trovare un k, intendo un k, non un valore, una matrice che abbia le dimensioni di prima, tale che il polinomio caratteristico del nuovo sistema sia P tilde di lambda arbitrario, cioè che la matrice A più, scriviamola qui, che A più b per k, k è la nostra incognita, va bene, abbia polinomio caratteristico arbitrario. Teorema fondamentale della reazione dello stato sull'ingresso. Esiste sempre un k. Tale che A più BK abbia P polinomio caratteristico arbitrario, se e solo se, condizione necessaria e sufficiente quindi, la coppia AB è completamente raggiungibile. Ovviamente il teorema vale sia per sistemi continui che per sistemi discreti, perché se il sistema fosse discreto, con analoga procedura otterrei che il sistema reazionato sarebbe il seguente, non più x punto ma x di k più 1 uguale, stessa matrice, se il sistema fosse discreto, a più bk per x con k, attenzione a non confondere i k, va bene, qui è la matrice di reazione e qui invece ovviamente è il tempo, va bene, più b per r di k, non u. E quindi il teorema si riferisce sia a sistemi discreti che a sistemi continui. La condizione, devo dimostrare due cose, devo far vedere due cose. Primo, che la condizione di completa raggiungibilità per poter assegnare il polinomio caratteristico del sistema reazionato è una condizione necessaria. Secondo, che è sufficiente.
Parliamo prima della cosa più semplice che è la necessarietà. La necessarietà afferma che se la coppia AB, se la coppia AB non è completamente raggiungibile, allora non posso assegnare un polinomio arbitrario, per essere polinomio caratteristico, va bene, del sistema reazionato. Questa è la necessarietà. La sufficienza, invece, se il sistema è completamente raggiungibile, allora esiste sicuramente un K tale che A più BK abbia polinomio caratteristico arbitrario. Cominciamo con la necessarietà. Dalla coppia AB, cominciamo con questo, con una reazione K dello stato sull'ingresso raggiungiamo il sistema X punto, facciamo per il sistema continuo tanto, uguale ad A più BK, lo riscrivo, per X più B per R. Vediamo un po' se su questo sistema io effettuassi un cambiamento di base dello spazio di stato. X uguale a T, uguale a T, matrice quadrata non singolare, per X tilde, passo da X a X tilde, cambio la base dello spazio di stato. La nuova base saranno le colonne di T, saranno i vettori costituenti la nuova base. Questo diventa X punto, vabbè, facciamo la lunga e pallottolosa. T X tilde punto uguale ad A più BK per X, quindi T X tilde più B per R, da cui X tilde punto è uguale T alla meno 1 A per T più T alla meno 1 B per K per T X tilde più T alla meno 1 B per R, siamo d'accordo? Che cos'è questa matrice? È ovviamente la matrice dinamica del medesimo sistema dove ho cambiato base. Va bene. T alla meno 1 B che cos'è? È la nuova B del sistema dove ho cambiato base. Se noi chiamiamo K per T, lo chiamiamo K tilde, ottengo il sistema X tilde punto uguale ad A tilde per X tilde più B tilde K tilde, scriviamo così, scusate, per X tilde più B tilde per R. Allora, ovviamente effettuare una reazione dello stato tenendo conto di una descrizione del sistema di tipo AB, va bene, o effettuare una reazione dello stato sempre sullo stesso sistema, però descritto da matrici dinamiche A tilde e B tilde, è la stessa cosa, ovvio, va bene, solo che se pongo questo problema calcolerò un K tilde che mi dà quel polinomio caratteristico. Ah, polinomio caratteristico invariante rispetto a una trasformazione di algebrica equivalenza, mi raccomando. Va bene, quindi polinomio caratteristico di questa A più BK o di questa A tilde più BK tilde è lo stesso, ci mancherebbe altro. Dico, ragionare per trovare il K su questa descrizione AB più BK, o ragionare su questa descrizione A tilde più B tilde K tilde è la stessa cosa. Solo che se ragiono in questa descrizione troverò
per il nostro problema, una certa K tilde, va bene, una certa matrice K tilde, che mi consente di fissare il polinomio caratteristico ad arbitrio, ammesso che riesca a farlo, va bene, e poi se voglio calcolare K nella vecchia base, va bene, K tilde è uguale a K per T, da cui K nella vecchia base è K tilde per T alla meno 1, va bene, non me lo vieta nessuno. Allora, io, va bene, per vedere se riesco a fare una reazione dello stato in maniera tale da avere un polinomio caratteristico arbitrario sulla coppia AB, effettuiamo una trasformazione di similitudine attraverso opportuna matrice U, le cui prime colonne di questa matrice U siano una base del sottospazio di raggiungibilità, cosa che deve, e le altre invece un completamento, una base di tutto lo spazio. Una base di questo tipo l'abbiamo usata per fare cosa? Per la scomposizione di Kalman. Allora, la coppia AB cosa diventa? Se io effettuo una trasformazione di similitudine attraverso questa matrice U, ovvero sia se io calcolo U alla meno 1 A per U e U alla meno 1 per B. Diventa questa matrice, diventa una matrice, l'abbiamo già visto, non lo ripeto, ovviamente di questo tipo. Ammesso che il sistema non sia completamente raggiungibile, ovviamente, va bene? E che quindi la base dello spazio di raggiungibilità non sia tutto lo spazio, va bene? E decomposizione di Kalman, qui viene A11 tilde, A 1, 2 tilde, 0 a 2, 2 tilde. Questo diventa la matrice a tilde. B tilde diventa B1 tilde e qui sotto 0. Siamo d'accordo? Allora, descritto il sistema su questa nuova base dello spazio di stato, effettuiamo ora la reazione dello stato. Reazioniamo x tilde. Nella vecchia base facevo, calcolavo un k, va bene, e nella nuova base calcolerò un k tilde uguale a k per t. Siamo d'accordo? E allora cosa ottengo? Ottengo una matrice del sistema reazionato che sarà matrice dinamica A tilde più B tilde K tilde. E vediamo il suo aspetto. Vorrei che il polinomio caratteristico di questa matrice sia quello arbitrario, da me prefissato. Allora vediamo uguale ad A11 tilde, A12 tilde, 0 A22 tilde, più B1 tilde, 0 per K, e anche K lo dividiamo, se R erano le dimensioni del sottospazio di raggiungibilità, va bene, dividiamo anche il K in K1 tilde, il K tilde e K2 tilde, dove K1 tilde, va bene, il numero di righe è sempre M, il numero di colonne di K1 tilde è R e il numero di colonne dell'altra di K2 tilde è N-R. Uguale, salto un passeggino per non farla troppo lunga e pallocolosa, facciamo a mente questo prodotto e poi sommiamo.
viene A1-1 tilde più B1 tilde K1 tilde. A1-2 tilde più B1 tilde K2 tilde. Zero. E qui viene ancora A2 2 tilde. Questa è la matrice dinamica, va bene, del sistema reazionato. La matrice d'ingresso rimane la stessa, B1 tilde 0, come abbiamo visto prima. Ma allora cosa possiamo concludere sul suo polinomio caratteristico? Lo posso fissare ad arbitrio? No. Perché? Va bene. Perché il polinomio caratteristico di questa matrice sarà uguale al polinomio caratteristico di questa prima sottomatrice di dimensioni R, se R, R per R, se R sono le dimensioni del sottospazio di raggiungibilità, va bene, moltiplicato il polinomio caratteristico di A2 2 tilde. Ma quindi io posso ottenere un polinomio caratteristico arbitrario? No. Quali sono gli autovalori che non posso cambiare, che rimangono immutati? Va bene? A partire dalla coppia AB per arrivare. E guardo la coppia A più BK. Va bene? Con B. Ciò che non cambiano sono gli autovalori associati alla matrice A2,2. Questi non possono cambiare, qualunque sia la reazione dello stato K, comunque io scelga questa matrice. Questo A2,2 cambierà questo e cambierà questo. E quindi cambieranno, potranno cambiare gli autovalori associati a questa sottomatrice, non potranno mai cambiare gli autovalori associati all'altra matrice. Se vi ricordate, siamo d'accordo? Allora, ulteriore precisazione. Se vi ricordate, gli autovalori della matrice A si potevano dividere in due categorie. Gli autovalori di A1,1, indipendentemente dalla base di spazio di stato, l'abbiamo visto, che io prendo. Gli autovalori di questa sottomatrice A1,1 tilde, che abbiamo chiamato come i suoi autovalori, gli abbiamo dato un nome, autovalori interni al sottospazio di raggiungibilità. E gli autovalori invece di A2,2 tilde, che abbiamo chiamato autovalori esterni al sottospazio di raggiungibilità. La conclusione è ovvia. Se il sistema non è completamente raggiungibile, allora, qualunque sia la reazione dello stato sull'ingresso, non modificherò mai gli autovalori esterni al sottospazio di raggiungibilità. Il che basta ovviamente per poter dire la stessa cosa. Per modificare tutti gli autovalori è necessario che il sistema sia completamente raggiungibile.
e abbiamo dimostrato la necessarietà della completa raggiungibilità. Però, per ora, può darsi che il sistema sia completamente raggiungibile e può darsi che non riesca a trovare nessun K, va bene, con cui se effettua una reazione dello stato, posso far sì che il polinomio caratteristico sia quello che io ho desiderato. Quindi dobbiamo dimostrare la sufficienza. Cioè che se un sistema è completamente raggiungibile, allora qualunque sia la n-upla di autovalori che io scelgo, è possibile sempre trovare una reazione dello stato per cui la nuova matrice dinamica A più BK ha quegli autovalori associati. D'accordo? Ecco, mentre la dimostrazione della necessarietà è, virgolette, l'ho fatta lunga e pallocolosa, come si suol dire, ma abbastanza semplice, la dimostrazione della sufficienza è una dimostrazione operativa, quindi si impara anche a come calcolare il K per far sì che il polinomio caratteristico sia quello da noi desiderato. E la dimostrazione di tipo operativo, visto che è di tipo operativo, è importante la dimostrazione, perché se no si riduce il tutto a una mera affermazione. Va bene, perché si impara a farlo. Va bene? La dimostrazione operativa si divide in due parti. Prima parte si dimostra che per un sistema con un solo ingresso, se completamente raggiungibile, posso trovare il K tale che, sempre. Una volta fatto vedere operativamente come si fa, e quindi far vedere che è sempre possibile, poi si passerà alla seconda parte, anche se è un sistema valida, la seconda parte riguarda i sistemi MIMO. Se un sistema MIMO è completamente raggiungibile, allora esiste sempre un K tale che. Sistema con un solo ingresso, sia X punto o X di K più 1. A per x più b, lo segno minuscolo ora perché b ora è un vettore colonna. Per u un ingresso scalare, non è un vettore. Sia completamente raggiungibile. Cioè la matrice B, questo è uno dei modi di dirlo, poi ce ne sono altri, va bene, come abbiamo visto. B a b puntolini a alla n-1, questa volta devo arrivare proprio a n-1 dove n è l'ordine del sistema, visto che è un solo ingresso, questa matrice abbia rango pieno. Questo è un altro modo di dire che il sistema è completamente raggiungibile. Potrei dire se il lemma PBH è verificato per ogni autovalore, tutto quel che si vuole, però teniamo questo. Allora riesco a trovare un K, sicuramente, tale che A più bk, il suo polinomio caratteristico sia lambda men lambda 1, lambda men lambda 2, puntolini, mettiamoci un tilde, tanto per puntolini, lambda men lambda n tilde, dove lambda 1 tilde, lambda 2 tilde, lambda n tilde sono prefissati a priori. Va bene, arbitrari, con un unico vincolo. Quale? Com'è? Non ho capito. Non ho sentito, le chiedo scusa, ma. No. No, neanche. Perché parte reale negativa? Poi sarà così, teniamoci. Va bene, ma se io volessi rendere instabile un sistema, non posso assegnargli, ho detto assegnare gli autovalori come voglio, dopodiché non lo renderei mai instabile, ci mancherebbe altro, però da un punto di vista di principio, no?
c'è un'altra condizione. Guardate che è banalissima. può mantenere l'immagine del sottospazio raggiungibilità. Tali che se esiste un lambda 1, un lambda i tilde complesso, deve esserci anche il suo complesso coniugato. Questa è l'unica condizione, scelte arbitrarie dei lambda, va bene. Ma se esiste un lambda i complesso, se io scelgo un lambda i complesso, devo scegliere anche il suo complesso coniugato. In definitiva, degli autovalori sono arbitrari, separatamente, parte reale e parte immaginaria. Va bene? È chiaro che fissato una parte reale e una parte immaginaria, ho fissato un autovalore complesso, automaticamente devo scegliere un altro con la medesima parte reale e parte immaginaria cambiata di segno. Oh, attenzione, prima di proseguire, piccola osservazione, ma questo è proprio. Non diciamo da matematico, ma quasi, che interessano fino a un certo punto. Quest'ultima condizione è perché lavoriamo sul reale, perché per noi, va bene, le variabili di stato sono delle grandezze reali, perché sono grandezze di un sistema fisico, va bene, di cui diamo una descrizione ingresso, stato, uscita. Va bene. Se fossimo, virgolette, in un corso di laurea in matematica, non so se ci sia più, ma c'era una volta un corso di teoria dei sistemi anche nel corso di laurea in matematica, va bene, non si farebbe questa ipotesi. Perché guardate che tutto ciò che abbiamo detto vale anche nel campo complesso, dove le variabili di stato possono essere complesse e così via. Allora, se fossimo in questa condizione, non sarebbe più indispensabile dire. Va bene, che se un autovalore della anche la matrice può avere elementi complessi. Va bene. Allora, gli autovalori di una matrice, se esiste un complesso, deve esistere il complesso coniugato. Questa affermazione è vera quando la matrice A è reale. Se la matrice A non è reale, cioè ha elementi complessi, può succedere tutto quel che si vuole. E tutto ciò che abbiamo detto, anche se per noi ingegneri si applica soltanto al reale. Va bene, vale anche per il complesso. In questo caso non ci sarebbe neanche la condizione, se voglio che un lambda sia complesso, deve esserci anche il suo complesso coniugato. No. Andiamo avanti. Procedura. Invece che lavorare sulla coppia AB, posso lavorare su una coppia A tilde, B tilde. Va bene, attraverso una trasformazione di similitudine data da una matrice non singolare T, sì, vorrà dire che calcolerò, come abbiamo visto prima, K tilde, e poi se voglio tornare indietro, questo K tilde lo moltiplico per T alla meno 1 e trovo il K nella vecchia base. Allora, invece che lavorare su AB, lavoriamo su una coppia a lei algebricamente equivalente. Quale sarà questa coppia? A lei la più comoda in questo caso, algebricamente equivalente ad AB, nell'ipotesi che AB sia completamente raggiungibile. Quale sarà? A occhio, intendiamoci. Va bene. No, non è la forma di Jordan, è un'altra forma che abbiamo chiamato addirittura, gli abbiamo dato un nome. Forma? Compagna o canonica di raggiungibilità o di controllabilità che abbiamo detto. Va bene. In cui la matrice dinamica è in forma compagna orizzontale inferiore. E il B è dato da solo da 0, 0, 0, 1. Noi abbiamo già visto, va bene, l'ho detto. Che una coppia AB è trasformabile per similitudine nella sua forma compagna di controllo se e solo se il sistema è completamente raggiungibile. E vi ricordate, dalla coppia AB, come abbiamo cambiato la base? Abbiamo presentato, abbiamo, scusate
Pluralia maiestatis, no? Ho presentato, bene, due modi per arrivare alla forma compagna di controllo. Un primo modo è di fornire una certa base. Secondo modo era forse un pochino più semplice. Se prendiamo la seguente base, va bene, non rifaccio tutto il discorso già fatto, andarcelo a guardare eventualmente. U con 1 uguale A con 1 B più A con 2 AB più puntolini A con N A alla n meno 1 per b. Secondo vettore u con 2 uguale a2b più a3ab più puntolini. Ah, qui cosa c'ho scritto? A alla n meno 2 per b più a, questo era, alla n meno 1 per b. Questo era u con 1. Andarcelo a rivedere. Più puntolini AN per A alla N meno 3 per B, più A alla N meno 2 per B, e così via, fino ad U con N uguale a B. Prendendo una base di questo tipo, U con 1, U con 2, U con N, li mettiamo in colonna per formare una matrice U. Certamente non singolare, abbiamo visto, perché il sistema è completamente raggiungibile, perché questa matrice ha di rango pieno, va bene, ed effettuando la trasformazione di similitudine otteniamo una matrice dinamica che chiameremo AOI, passando attraverso questa trasformazione di equivalenza, algebrica equivalenza attraverso questa U matrice avente come colonne U con 1, U con 2, U con N, AOI uguale 0, 1, puntolini 0, 0, 0, 1, puntolini 0, ultima riga, ultima riga, i coefficienti del polinomio caratteristico della matrice A cambiati di segno. Quindi meno a con 0, ogni tanto succede anche a me, disgraziatamente. Meno a con 1, puntolini, meno a con n meno 1, dove a con 0, a con 1, a con n meno 1 sono il polinomio caratteristico della matrice A, se vi ricordate. E il B cosa diventava? Appunto, continuiamo a chiamarlo BOI, 0, 0, 1. Uno ultimo elemento. Se vi ricordate, c'era un'altra tecnica per arrivare al medesimo risultato, per calcolare la matrice di trasformazione T, no, U. Va bene, per calcolare la matrice di trasformazione, qual era la tecnica? Posso calcolare la matrice di raggiungibilità della coppia AB iniziale? Sì, è questa. Perché conosco sia A che B. Siamo d'accordo? Che è certamente non singolare. Poi voglio arrivare in AOI e BOI. Siamo d'accordo? Posso calcolare la matrice, questa è R, matrice di raggiungibilità. Posso calcolare la R tilde associata alla coppia AOI BOI? Sì, ci mancherebbe altro. Va bene, perché conosco AOI, in quanto di AOI devo soltanto calcolare l'ultima riga e i coefficienti del polinomio caratteristico di A. Va bene, li posso calcolare, ci mancherebbe altro. E BOI è 0,01. Questo R tilde associata alla coppia OI BOI, a cosa è uguale?
Cos'è l'incognita? La matrice di trasformazione? U, va bene. ROI è uguale ad, se non mi sbaglio, U alla meno 1 per R, da cui U uguale ad R, questa matrice, per R tilde inversa, sì, dove R tilde è la matrice di raggiungibilità di questa coppia. Deve venire fuori la stessa matrice U. Se non viene fuori la stessa matrice U, vuol dire che abbiamo commesso un qualche errore da qualche parte. Ma ciò detto, va bene, la metodologia operativa, riprendiamo da capo, è, data la coppia AB, verificare la completa raggiungibilità, se no niente. Secondo, diciamo, calcolare, ma sì, calcoliamola, la matrice U che consente la trasformazione da AB ad AOI, BOI. Terzo, effettuare su questa la reazione dello stato. E quindi ragionare nella base in cui la matrice dinamica del sistema è AOI e il vettore d'ingresso è BOI. Allora, con la reazione dello stato avremo una matrice dinamica AOI più BOI per K tilde. Dove quel K tilde ovviamente è uguale a K per U, dove K è la matrice di reazione senza aver cambiato base sulla della reazione dello stato che faccio sulla A sulla AB iniziale. K o K tilde in questo caso che cos'è? Che razza di matrice è? Com'è? Un vettore? Che tipo di vettore? Riga o colonna? Riga, va bene, in questo caso K, che ricordiamoci che il K di reazione ha un numero di righe pari al numero di ingressi e un numero di colonne pari allo stato, alle dimensioni dello stato. In questo caso numero di ingressi è 1, quindi sarà una matrice con una riga, n colonne, vettore colonna, quindi, scusate, vettore riga, quindi. E vediamo l'aspetto. Cosa si ottiene? È possibile trovare un K tilde, questo è il problema a cui ci si riduce, tale che il polinomio caratteristico di questa matrice sia lambda men lambda 1 tilde, puntolini lambda men lambda n tilde, dove lambda 1, lambda 2, lambda n tilde sono arbitrari, purché con quella condizione detta prima. E quindi che posso scrivere così, uguale a lambda la n più a tilde con n meno 1 lambda la n meno 1 più puntolini a tilde 0, dove a tilde n meno 1 a tilde 0 dipendono da lambda 1 tilde, lambda 2 tilde e così via, basta sviluppare i prodotti. Allora, è possibile trovare un K tale che, punto interrogativo? Eh sì, facciamolo questa somma, ottenendo AOI più BOI per K. Ma BOI per K è ancora una matrice di questo tipo, sì o no? La sua prima riga come sarà? Come lo ottengo la prima riga di questo prodotto? Primo elemento di B,
per il primo elemento di K, poi primo elemento di V per il secondo, eccetera. E la prima riga come sarà quindi? Tutta zero, perché il primo elemento di BOI, anzi BOI ha tutti gli elementi nulli, tranne l'ultimo. E allora la prima riga sarà tutta zero. La seconda riga sarà ancora tutta zero. Sarà tutto zero escluso l'ultimo elemento, l'ultima riga, in cui c'ho l'ultimo elemento di BOI. Quanto vale l'ultimo elemento di BOI? 1, moltiplicato gli elementi del vettore K tilde, quindi scriviamoli K1 tilde, anzi scusate, il primo elemento chiamiamolo per comodità K0. Secondo elemento K1 tilde, ultimo elemento del vettore K tilde sarà, visto che siamo partiti da 0, K con n-1 tilde. Questa somma sarà uguale, ricordarci l'aspetto di AOI, devo fare un po' di spazio, non voglio cambiare pagina. Allora, ricordarci l'aspetto di AOI, questa somma è uguale a cosa? La prima riga cambia, no? Perché ci sono di AOI, no? Perché ci metto tutto zero. Ci devo sommare tutto zero e quindi la prima riga è ancora 0, 1, 0, 0, 0. La seconda riga non cambia, cosa sarà? 0, 0, 1, puntolini 0. La penultima riga non cambia. 1. Cosa cambia? L'ultima riga, va bene, in cui qui c'ho meno a con 0 più k0 tilde, primo elemento dell'ultima riga. Il secondo elemento sarà meno a con 1 più k1 tilde e così via. L'ultimo elemento, scrivo l'ultimo, sarà meno a con n-1 più k con n-1 tilde. Razza di matrice otteniamo? Ricordo che a con 0, a con n-1 sono i coefficienti del polinomio caratteristico della matrice A, senza reazione. Ma questa matrice dinamica del sistema reazionato, va bene? Che aspetto ha? È ancora una matrice in forma compagna orizzontale inferiore. E quindi gli elementi della sua ultima riga cosa sono? Gli elementi del polinomio caratteristico di questa matrice. I coefficienti del polinomio caratteristico di questa matrice, e quindi lo conosco a con 0 più k0 tilde? Va bene, eh sì, perché? Perché è il termine noto del nuovo polinomio caratteristico, come l'abbiamo chiamato? L'abbiamo chiamato da qualche parte? Sì. Vabbè, nuovo polinomio caratteristico che ottengo da, eccolo qui, va bene, e sviluppando i prodotti ovviamente ottengo un polinomio, abbiamo detto lo riscrivo, allora lambda alla n più a con n-1 tilde lambda alla n-1 più puntolini a con 0 tilde. Allora questo coefficiente che è meno a con 0 più k0 tilde, a cosa dovrà essere uguale? Va bene? Al termine noto del polinomio caratteristico desiderato. Chiamiamolo come l'abbiamo chiamato qui, a con 0 tilde. Da cui, prima relazione, k0 tilde
uguale ad A con 0 tilde. Scusi, non ce l'ha meno A con 0 tilde? Sì, ha ragione. Ha ragione. Da cui A con K0 tilde è uguale, va bene, a meno A con 0 tilde più A con 0. E ovviamente, analogamente, scrivendo le uguaglianze del secondo, terzo, ultimo membro, va bene, K con N meno 1 tilde sarà uguale a meno A con n meno 1 tilde più a con n meno 1. E quindi se il sistema è completamente raggiungibile, sistema ad un ingresso, fissato il nuovo polinomio caratteristico, posso trovare un vettore di reazione K, in questo caso l'ho trovato K tilde, però tornare indietro è banale. Abbiamo detto K nella vecchia base è uguale, va bene, a K tilde per U alla meno 1. E quindi, per un dov'è che, se il sistema è completamente raggiungibile, quindi ripeto, riesco a trovare un K tale che da assegnare un polinomio caratteristico come vuoi. Dov'è che salta il ragionamento effettuato? Va bene? Quando la coppia AB originaria non è completamente raggiungibile. Non riesco a calcolare quella U, va bene, che mi porta il sistema in forma compagna di controllo. Non esiste. Va bene, e quindi salta tutto, ovviamente, ma d'altronde abbiamo già dimostrato la necessità, scusate, va bene, del fatto che il sistema sia completamente raggiungibile. Esercizietto. Trovare una reazione dello stato sull'ingresso tale che A il sistema reazionato sia asintoticamente stabile. B abbia un una risposta al gradino con tempo di assestamento inferiore a, ammesso che l'unità di misura dei tempi in questo sistema di misura stranissimo sarà quel che è, va bene, sia ancora il secondo, inferiore a 3 secondi. Allora il sistema, ovviamente, guardiamolo un po' per quanto riguarda il sistema originario, prima ancora della reazione, per quanto riguarda la stabilità, è un sistema instabile perché ha due autovalori, più 1 e più 3, e più 2, scusate. Va bene? Parte reale è positiva, quindi è certamente instabile. Quindi voglio trovare una reazione dello stato A che lo stabilizzi, va bene? B che abbia un tempo di assestamento, va bene, per ingresso a gradino, minore di, abbiamo detto, 3 secondi.
Allora, ovviamente la stabilizzazione impone che i nuovi autovalori del sistema reazionato abbiano tutti, sono due, parte reale negativa. Va bene. La secondo vincolo, quello sul tempo di assestamento per ingresso a gradino, se vi ricordate, noi non abbiamo parlato di specifiche perché le suppongo note, va bene, dal primo corso, quando si impone che un sistema abbia tempo di assestamento per ingresso al gradino minore di 3 secondi, significa che il polo dominante del sistema controllato, va bene, sia alla destra di meno 1. Si ricordano questi qui? 3 secondi meno 1, 1 secondo meno 3. Se il tempo di assestamento desiderato fosse minore di un secondo, i poli dominanti devono stare a sinistra di meno 3. Vabbè, e allora scegliamo. Va bene? Scegliamo i nuovi poli. Va bene? Diciamo che i nuovi poli, esagero, attenzione, se uno dovesse stare attento a questioni anche economiche, non farebbe la scelta che sto facendo io. Primo, lambda 1 tilde uguale meno 2, lambda 2 tilde uguale meno 3. Questi soddisfano sicuramente i requisiti. Forse un po' troppo, il che impone poi, e vedremo poi perché, anche, almeno da un punto di vista, diciamo, intuitivo, impone certamente dei maggiori costi complessivi. Allora, riusciamo a farlo o no? Ma vediamo un po' se il sistema è completamente raggiungibile. Allora, B, 1, 1. A per B, 1, 1 più 2, 3. Matrice non singolare, quindi il sistema è completamente raggiungibile. Riesco sicuramente a farlo. Allora, primo, portare il sistema in forma compagna di raggiungibilità, in forma compagna orizzontale inferiore. Allora, R l'abbiamo già calcolato. A tilde deve diventare la seguente matrice. Il polinomio caratteristico di questo è lambda meno 1 per lambda meno 2, quindi lambda quadro meno 3 lambda più 2, se non ho sbagliato i conti. Va bene. Allora, a tilde deve diventare 0, 1 meno 2 più 3. B tilde deve diventare 0, 1. Da cui R tilde uguale a 0, 1 a tilde B tilde 1, 3, se non ho sbagliato. Siamo d'accordo? La matrice di trasformazione U, scusate che riscrivo la relazione, R tilde uguale U alla meno 1 per R, e quindi U uguale ad R tilde inverso, non faccio il conto. A questo punto, con questa U, abbiamo portato il sistema in questa forma. Voglio il polinomio caratteristico pari a lambda più 1
No, abbiamo detto gli autovalori nuovi sono meno 2 e meno 3. Lambda più 2 per lambda più 3, ovvero sia lambda quadro più 5 lambda più 6. Siamo d'accordo? Allora dovrò effettuare su questa coppia A tilde B tilde una reazione con un K tilde uguale K0 tilde K1 tilde, tale che K0 tilde uguale meno A0 tilde, che è 6, più A0, che è... Qual era il polinomio caratteristico? Scriviamolo pure. Lambda quadro meno 3 lambda più 2. Era questo il polinomio caratteristico originario? Va bene. Allora, K0 uguale meno 6 più 2. K1 tilde uguale meno 5 meno 3. K0 tilde uguale a meno 4, K1 tilde uguale a meno 8. E quindi se in questo sistema abbiamo un solo ingresso, va bene, faccio una reazione con un K, e se questo sistema è descritto da AB, e qui c'ho X, non X tilde, misuro X, non X tilde, allora il K sarà ancora un vettore riga dato da il vettore riga ora trovato in termini di grandezze tilde, e quindi abbiamo detto meno 4 meno 8, che moltiplica la matrice R uguale che moltiplica la matrice U. Come? Vediamo un po', perché qui si può sbagliare, bisogna sempre ritornare a santi vecchi. Allora, K era uguale a, vediamo un po', K tilde uguale ad U alla meno 1 per K. Sì. No, 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 no. R tilde che è uguale a U alla meno 1 per R. Il K era K tilde è uguale a K moltiplicato U, e quindi K uguale a K tilde per U alla meno 1, ha ragione lei. Su questi U alla meno 1 per andare o tornare indietro, faccio un minimo di attenzione, in effetti. Prego? No, 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 se questa è la relazione valida, questo U va moltiplicato per U alla meno 1 a destra, non prende moltiplicato. Oh, attenzione, che in questo caso banale,
Riportiamolo il problema. La matrice A era iniziale 1, 1, 0, 1, 2. Il polinomio caratteristico desiderato, l'ho scritto prima, desiderato lambda quadro più 3 lambda, no, meno 2, abbiamo detto più 5 lambda più 6, sì. Va bene. E questo deve essere il polinomio di questa matrice più b per k, il b era 1, 1. Mi posso in questo caso, senza saperne leggere né scrivere, portarmi dietro le due incognite K1, K2. Va bene, ma questo è. Vabbè, facciamolo tanto per 1, 0, 1, 2 più K1, K2, K1, K2 uguale ad 1 più K1 K2 1 più K1 2 più K2. Il suo polinomio caratteristico. È uguale ovviamente a lambda, il suo polinomio caratteristico è lambda meno 1 men k1 che moltiplica lambda men 2, e finisco qui, intendiamoci, meno k2 che moltiplica più, sì, 1 più K1, anche se sono cambiati di segno, va bene così, va bene. E i coefficienti sono funzioni di K1, K2. Impongo due uguaglianze, uguaglianza dei due coefficienti nell'incognite K1, K2 e risolvo. Attenzione, questo è un metodo però che può andare bene per un sistema del secondo ordine. Va bene, appena l'ordine sale, abbandoniamo ed è molto meglio ciò che dicevo. E ora, ancora 5 minuti, cominciamo. Ah, aspettate un istante, primo, va bene, il discorso su, perché sembra che qui sia possibile fare tutto, va bene, con una tecnica di questo tipo. Riprendiamo l'esempio di prima, va bene, quello in cui ha imposto le seguenti specifiche: A, asintotica stabilità; B, tempo di assestamento inferiore a 3 secondi. Va bene. Sulla questione della fatto che il sistema in catena chiusa, cioè controllato, sia asintoticamente stabile, non c'è nessuna necessità, va bene, di dare spiegazioni. È chiaro che io non controllerò mai. Salvo i militari, non si controlla mai, va bene, un sistema finché diventi instabile. Va bene. I militari hanno fatto anche la bomba atomica, sistema più instabile di quello è ben difficile, va bene, che ci sia, ma normalmente, va bene, si tende sempre a fare il sistema asintoticamente stabile, ci mancherebbe altro, va bene. È invece tempo di assestamento, va bene, vediamo la seconda specifica. E abbiamo detto, va bene, che nel caso dell'esempio fatto prima, la seconda specifica imponeva che i poli fossero a sinistra di meno 1. Noi abbiamo scelto meno 2 e meno 3. Va bene. E ho detto che la scelta, bah, insomma. Perché ho detto bah? Va bene, perché, va bene, il limite per soddisfare la specifica era questo, e sono andato abbastanza più in là, diciamo meno 2.
Dice, ma così sono sicuro, benissimo, così diciamo ho guadagnato in sicurezza sul soddisfacimento della specifica. Ma ho perso dove? In costo. In costo di cosa? Costo energetico, cioè devo pago che cosa? Ecco, il K avrà dei valori maggiori, ma in definitiva riprendiamo lo schema. Qui è il nostro sistema. Va bene? E guardate che qualunque sia questa roba qui che sta davanti, che ci sarà il controllore, eccetera, eccetera, e così via. Che roba è? Com'è? È roba di segnale alla fine, va bene? Il segnale di controllo che esce da lì, va bene, è un segnale che potenza c'ha? Zero in pratica, va bene? Addirittura possiamo dire zero se sono bit, va bene? Se il controllore è tipo come si fa ora. Digitale. E cosa devo andare a comandare? Un sistema, ritorniamo sempre ai militari, non so, che è una torretta di cannone che deve brandeggiare, va bene, e ha bisogno di motori non indifferenti, va bene? Anzi, il brandeggio deve essere fatto il più velocemente possibile, va bene, tanto per ritornare al discorso di prima. Allora, questi bit devono comandare dei motori. E ci vuole un attuatore, ci vuole qualcosa che converta il segnale in un segnale con potenza, con energia, va bene? Se io voglio, siamo d'accordo? Allora, questa è la cosiddetta parte di attuazione, va bene, di un sistema di controllo. Ma se io voglio che il sistema abbia un tempo di assestamento basso, cosa vorrà dire? Vorrà dire che questi attuatori sono decisamente sollecitati. Se io gli do un quarto d'ora di tempo per girare, mi basta un motorino, mi basta. Bene. Ma se io voglio che giri in qualche secondo, il motorino non mi basta, va bene, mi serve un motorone, mi serve. E quindi lo pago in doppio termine, va bene. Primo energetico, mi serve più energia poi alla fine, va bene. Ma non è questa la parte preponderante, la parte preponderante è che probabilmente devo cambiare anche gli attuatori. Gli attuatori più di così non ce la fanno, mentre noi i conti li facciamo come se non avessimo limiti, al solito. C'ho uno portaerei, va bene, deve far partire l'aereo, come si dice, deve mettere la prua al vento, se no gli aerei partono male, va bene, deve, e quindi deve girare. Va bene, se bisogna far partire velocemente l'aereo perché c'è un attacco, eccetera, eccetera, e così via, la portaerei deve girare il più velocemente possibile. Evviva! Ora, se io faccio i conti sul modello portaerei, eccetera, eccetera, reazione dello Stato sull'ingresso, eccetera, eccetera, e così via, posso far girare la portaerei in mezzo secondo? A voglia! Va bene, mi faccio tutti i miei conti, trovo i miei K. Trovo, va bene, così via. E quindi un progetto per far girare la portaerei in un secondo lo posso anche fare, ma riesco a realizzarlo? Non ci si pensa neanche lontanamente. Diciamo che non è possibile lo stesso, diciamo che per realizzarlo mi servirebbero degli attuatori, va bene, che occupano altre tre o quattro navi intorno, non so, insomma, che non ci stanno nella portaerei. Va bene, quindi dicevo attenzione a questi discorsi. Sì, si può fare tutto quel che si vuole, ma poi da un punto di vista fisico ci saranno dei vincoli. Su questo non c'è dubbio. Allora, direi per oggi chiudiamo qui. Domani la seconda parte che è un pochino più complicata. Bene, la seconda parte quando abbiamo un sistema con più ingressi. Va bene? Andare a vedere come si fa ad effettuare una reazione dello Stato tale che eccetera eccetera e così via, sempre di tipo operativo la dimostrazione, va bene? Ma è leggermente più complicata.